Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Ninja. La signora sta facendo un po' di ninja ultimamente. Mi devo tenere in forma, devo essere il mostro, devo essere la persona che tutti dicono questo sta facendo ninjala, quindi devo assolutamente andare a vederlo. Oggi però non voglio parlare di qualcosa di specifico perché non ho motivo di parlare così di specifico. Io sta andando tutto bene, quindi andrò sicuramente a fare delle partite, cui non lo so, commenterò qualcosa che vedrò, magari da lì nascerà un discorso. Ragazzi, io non ho idea, non ho nulla e dico nulla su cui basare questo video, perché sinceramente su Ninjala non ho notato novità importanti, anzi voglio soltanto parlare magari della season 15, e anzi credo che adesso inizierò anche a parlare della season 15, quindi mi sono dato un argomento solo parlando così occhio a occhi con voi. Parliamo della season 15, allora signori, la season 15 di Ninjala, la season 15, quella nuovissima season di merda che veramente ha come tema i robot. Diciamo che c'ha come tema i robot. Uno dice, vabbè, è un tema come un altro, nessuno lo caga sto gioco, quindi non ce la cambia assai. Cazzo ci mette? Mamma mia, non faccio nessun danno. Vabbè, noi così, noi cola, kill kill, robot. E fin qui non c'è niente di strano, vero? Io non ho problemi. Poi arriva il momento della collaborazione. Parliamo della collaborazione della season 15, che è una semplice rerun. Non è proprio una semplice rerun, però diciamo che è una semplice rerun di Atsuriku. Però è stata aggiornata al 2023. Credo io non seguo Atsuriku, quindi non mi dite non è 2023 il vestito, 2022. È stata aggiornata. Diciamo che è stata aggiornata. Qua vedo che c'è molta gente che proprio sta giocando, manco riesca a fare un 4-8 tranquillo, vero? Bellissimo come... Pensa che fate così? Come magia, non lo so. La collab di Minku, ne abbiamo parlato. Cioè, io non devo neanche fare il gameplay tra poco, perché porca puttana, sto dicendo già tutto. Qui sono arrivate quelle armi nuove, quella nuova special dello skate, che tipo attacca dall'alto e... Non capisco perché devono rendere le armi sempre più toxic, sinceramente. Non capisco io perché una roba toxic le devono mettere tu come special, l'ho capito io. Cioè, l'ho visto in inglese, l'ho visto male, bellissimo, questo gioco bellissimo. Cioè, in inglese, quindi... Non è che io il mio inglese sia da C2, sono da B2, quindi faccio caracare. È un intermedio un po' avanzato, però capiamoci, là parlano che veramente... Sembra un sopra un C2, porca puttana, io non ci capisco un cazzo. Se non con i sottotitoli, ma i sottotitoli come cazzo li spiegano? Fanno schifo, con tutto il rispetto. Mettetevi a fare una traduzione per ogni lingua che cazzo avete. I sottotitoli di YouTube, usateli, sfruttateli. Cazzo, i sottotitoli di YouTube. Ma c'è una partita, faccio partita proprio direttamente e continuo a parlare, così almeno... Non mi gioco tutti gli argomenti prima della partita. Ragazzi, dopo un miliardazzo di tempo, perché ovviamente ho speso 10 minuti della mia vita a trovare una partita, ce l'ho fatta in team battle. Ragazzi, quindi se volete fare delle partite veloci, non andate mai in battle royale, andate in battaglie a squadre. Stiamo dicendo noi del nostro meraviglioso 15ª season di Ninjala. Una si chiama Emna, non esiste Emna. Ah, c'è ancora tra l'altro, mentre sto registrando i video, la collaborazione di Tokyo Revengers, che in realtà non è che abbia cacato tantissimo.
però è un pippone, godo, sono un mosso. Ragazzi, sono sempre uno dei migliori della storia, spero su Ninjala, sicuramente il miglior content creator della storia. Sono felice. Oh, che giusto scemo, vero? Mi hanno rubato il drone, oh, sono buffoni. Il mio mate mi ha rubato il drone, quindi è morto. Ovviamente è un deficiente. E basta, bro. Minchia, quanti martelli. Come la... cosa? Cosa succede? Come? Come è scappato il bro? Ciao bro! LOL. Sì, bravo! Bravissimo! Ha già la rete, ben mangiare pieno. Come ha fatto ad avere la rete? Solo lui lo sa. Come si fa ad avere la rete così presto? No, per sapere. No, è per sapere. Come cazzo si fa? Mi si disconnesse il controller. Ma che cazzo è successo? Mi si disconnesse il controller. Come cazzo si fa ad avere la rete così presto? Ma da quando si fa così presto? Scusate. No, io sono un po' non aggiornato su Ninjala. Quindi se qualcuno me lo può dire, lo ringrazio di tutto. Tanto non capito da quando uno ha la special così dopo neanche un minuto. Grazie, boys. Ma io devo uccidere questo pazzo. Oddio. Oddio, Arthur. Arthur è un pazzo. Arthur è un pazzo. Arthur è pazzo. Arthur è pazzo sgravato. Quello sta a fare il ma questo è deficiente. Oh. No, ma cosa sto a vedere? Ma cosa vedo? Ma che cazzo sto a vedere? Ma sto a vedere dei pipponi che se la cillano. Comunque, Bodok ovviamente è stato un tryharder. Ciao, Bodok. Non so se mi caricherai mai il video. Ti do i miei GG. Perché sinceramente non voglio diventare mo pazzo per questo gioco. Tryhardai per una... partita non ranked, niente. Quindi se mai vede questo video, carissimo, ti do i GG per come stai facendo bene i droni. Sono un po' pochi, te lo dico. Vabbè, però minchia, ti metti lì. Comunque vi dico che i miei anti-mimiti sembrano uno schifo totale. Non so per quale idea i mimiti fanno così tanto schifo. Ah, salve caro. Ui, come stai? Boh, no, cosso. Che magia. Siamo due deficienti. Quelli con Matteo sono due deficienti. Come mai? Raga, questo gioco è molto laggoso. Questo gioco è molto laggoso. Mi fa molto piacere vedere. Questo gioco ha molti lag. Mi fa ancora piacere vedere che Team Battle non è ancora stata fissata nel matchmaking. Mi fa ancora molto piacere che Team Battle non è fissata nel matchmaking. No, ve lo giuro, mi fa ancora molto piacere sapere che le Team Battle fanno cacare. Mi fa ancora molto piacere, però sinceramente, sei mezzo pippe. E se questo è una free, se ho avuto un assist quando la partita è finita, a me non dispiace. A me fa molto 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 piacere vedere che i miei tre compagni sono una merda. Sì vabbè, questi sono fatti proprio ammazzare. Cioè, i miei compagni proprio hanno detto ammazziamoci. Ciao bro, fai uno vincetto. Cioè, non avete niente, fai 1v7. Questo gioco veramente è meraviglioso. Quindi, Gango, tu guardi i miei video, vero? Tu guardi i miei video. Quindi, ascoltami. Fai dei matchmaking fatti bene. Te ne prego. Ah, e togli il ninja Gango, per favore. Togli sto coso, per favore. È un po' bruttino. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Wins con sé, tutti i man, two man, bro. Non me ne frega niente. Adios, ragazzi.